quando lo fai tre volte, è finalmente tuo. Capite? Sentite la forza di queste parole. È un mantra che risuona nell'aria, una melodia che ci guida. Non è solo una formula, è un richiamo, un'invocazione alla determinazione e al cambiamento. È il grido della fiamma che arde dentro di voi, il richiamo di ciò che volete veramente dalla vita. Immaginate, se volete davvero qualcosa, se bramate un cambiamento, se avete un obiettivo che vi sembra inarrivabile, non pensate che sia un percorso agevole. Non lasciatevi ingannare da chi minimizza i vostri sogni. Vivete il vostro sogno. Trasformate voi stessi. Superate le avversità e le abitudini negative. È un vero e proprio campo di battaglia. Ma sapete una cosa? È su questo campo che si forgiano i campioni, dove nacquero i successi epici. E ora, ecco la domanda che dobbiamo porci. Come possiamo coltivare e nutrire questa fame, questa brama di realizzazione? Quali sono i segni distintivi di chi ha fame? Siete pronti a scavare profondamente, a scoprire i segreti dell'anima affamata? È qui che comincia la grande avventura. Perché per avere fame, per avere veramente fame, la prima cosa che dovete fare è dedicarvi a voi stessi. Questo è il punto di partenza. Immaginatevi come un campo di battaglia interno, dove le voci dell'autodubbio e della negatività cercano di sopraffarvi. Ma oggi, ora, è il momento di alzarsi, di dire basta a quelle voci. È l'ora di abbracciare il vostro potenziale. Ricordate quel momento in cui vi siete scontrati con il vostro peggior nemico, voi stessi. Quel momento in cui avete affrontato la paura di fallire, la paura di non essere all'altezza, quella voce interiore che vi diceva non puoi farcela. E voi l'avete zittita, avete rifiutato di cedere. È così che si inizia a costruire la strada verso i propri sogni. E qui veniamo alla verità fondamentale. Dovete vendere voi stessi. Non intendo con denaro, ma con la convinzione nelle vostre capacità. Vendete ogni giorno la vostra fiducia nel vostro potere di realizzare il vostro obiettivo. Vendete la vostra determinazione, la vostra dedizione, la vostra anima guerriera che si alza al mattino e dice: eccomi, oggi è il mio giorno e nulla mi fermerà. Vi siete mai trovati in quella situazione in cui sembra che tutti abbiano perso la fede in voi? Vi siete sentiti sconfitti, stanchi, ma avete resistito? Ricordate quella volta in cui avete perso 10 volte di fila, ma avete continuato a lottare fino alla vittoria? È lì che nasce il coraggio, nella determinazione di non arrendersi mai, nella consapevolezza che la partita non è finita finché voi non dite che è finita. Ora ascoltatemi bene, perché questa è la verità che vi cambierà la vita. Se volete realizzare i vostri sogni, se volete raggiungere le stelle, dovete agire. Non importa quante volte siete stati sconfitti, quante volte avete fallito. Il passato non ha più potere su di voi, siete stati risorti a una nuova consapevolezza, a una nuova vita. E ora, ora è il momento di alzarsi con il rinnovato coraggio. Quindi vi chiedo, quanto tempo avete? Non siate ingannati dal senso di eternità. Il tempo è un dono fugace e ogni giorno che passa è un giorno in meno. Non sprecate più tempo, non permettete che la paura o l'incertezza vi trattengano. Vivete ogni momento come se fosse l'ultimo, dategli valore e significato. E ora, un'altra verità che dovete abbracciare è questa: la vostra parola è sacra. La vostra parola è sacra. Quando promettete, quando vi impegnate, mantenete la promessa. Non fate promesse vuote. Non disperdetevi in parole senza significato. Siate l'esempio della vostra stessa integrità. Parlate
e vivete con passione, con autenticità, perché ogni parola che pronunciate definisce chi siete. E alla fine, ricordatevi che la vostra strada non è quella già percorsa, è quella che dovete aprire voi. Non seguite la massa, non temete la solitudine del pioniere. Lasciate che il vostro cammino sia segnato dalle vostre impronte, dalle vostre strisce, dalle vostre scelte audaci. Quindi vi sfido. Quando vi sentite sfiduciati, quando sentite che il mondo intero è contro di voi, alzatevi. Alzatevi con la forza di chi ha fame, con il coraggio di chi non si arrende. Alzatevi e trasformate i vostri sogni in realtà, un passo alla volta, una sfida alla volta. Ricordate, una volta che lo farete 3 volte, sarà finalmente vostro. E vi dico, in quel momento la vostra gloria sarà eterna. Non permettete mai a nessuno, neppure a voi stessi, di dirvi diversamente. La vittoria appartiene a chi ha fame, a chi lotta, a chi non si arrende. Ora alzatevi e cominciate il vostro viaggio verso la grandezza. La strada potrebbe essere difficile, ma ogni passo vi avvicinerà al vostro sogno. Non dimenticate mai, non è finita finché voi non dite che è finita. Grazie, mettete un like e iscrivetevi al canale per ricevere l'avviso dei prossimi video. Ciao.